Ciao a tutti! Oggi prepareremo il dado vegetale. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carote tagliate a pezzetti, zucchine tagliate a pezzetti, sedano, cipolla, pomodorini, aglio senz'anima, alloro, rosmarino, prezzemolo, basilico, sale grosso, vino bianco e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote, le zucchine, la cipolla, il sedano, i pomodorini, l'aglio, l'alloro, il rosmarino, il prezzemolo e il basilico. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il sale grosso, il vino bianco, e l'olio. Chiudere con il coperchio e il misurino, azionare il bimby per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Posizioniamo il cestello al posto del misurino. Togliamo il cestello. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo con il coperchio e stavolta anche il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10. Il dado è pronto, trasferiamolo in dei vasetti di vetro con chiusura ermetica, lasciamo raffreddare completamente prima di richiuderli e posizionarli in frigo. Dado vegetale, si conserva in frigo per 6 mesi, è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta!